dobbiamo fare tutti, il popolo ucraino, voi europei, che questo numero 79 non cambi più, che non aumenti e che l'Europa non dimentichi l'Ucraina 79. Le forze armate russe hanno accerchiato le città ucraine, cercano di distruggerli. Immaginate intere città nel 2022 in Europa. La nostra città di Mariupol è la più grande sul Mar d'Azov, è completamente assediato. Lo bombardano 24 ore su 24. L'esercito russo bombarda la città, lancia i razzi, hanno distrutto Mariupol, addirittura la clinica ostetrica in un ospedale infantile, e l'odio per tutto il vivo, uccidono i bambini, distruggono le case ostetriche, distruggono gli ospedali, perché? Per non far generare i figli delle Ucraine, e questo succede in tutto il nostro paese, in tutta l'Ucraina, hanno distrutto decine di ospedali, centinaia di scuole, di asili nido, distruggono le università, distruggono i quartieri residenziali della città di Kharkiv, la piazza della libertà, la più grande piazza d'Europa, che non è diversa da quelle vostre, solo che è stata distrutta dal razzo russo. E mi chiedono sempre nelle interviste come l'Europa può aiutare l'Ucraina. Dunque io vorrei formulare la domanda diversamente, e cioè come l'Europa può aiutare se stessa, perché questa guerra non è contro il nostro, solo contro il nostro popolo, ma contro gli ucraini, ma contro quei valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere, non uccidere come i militari russi lo fanno sulla nostra terra. Voi capite perché siamo diversi, perché noi viviamo e loro uccidono, noi siamo quelle 79 vite e loro sono quelle 79 morti. Sono convinto che voi cercherete di fermare la guerra così come lo sta facendo ogni ucraino, e per questo la mia risposta sull'aiuto per l'Ucraina è necessaria ed è logica, è naturale per milioni di persone nei paesi democratici. Servono le sanzioni contro la Russia, perché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili. Serve difendere noi come voi, assolutamente uguali, e voi lo sapete benissimo, lo sapete, mi vedete, capite tutto, e voi sapete che insieme dobbiamo stare nella comunità europea, portare in fame, saranno vive tra di noi, tra gli altri bambini dell'Ucraina e dell'Europa, dove saranno liberi, dove potranno sognare, dove potranno semplicemente vivere come si vive nella pace.